Negli anni 50 il cinema ha avuto molta importanza nella mia formazione culturale. Ricordo che nell'ultimo anno di università, proprio nel 1950, sono stato tra il gruppo di studenti degli ultimi anni che avevano fondato il CUCMI, che era il Circolo Universitario Cinematografico Milanese. Frequentavo anche molto le cineteche, oltre a vedere naturalmente i film normalmente in circolazione. Milano degli anni 50 doveva essere ricostruita, Milano era stata distrutta per più di metà dei grandi bombardamenti del 43. Mi pare che col film Miracolo Milano De Sica voglia interpretare tutto questo in una chiave simbolica e favolistica. Riguardo invece il cinema comico, quello che a me sembra assolutamente migliore è il film di Jacques Tati, che era al contempo il regista e l'attore del film Le vacanze di Monsieur Hulot, che era ricchissimo di trovate e credo assolutamente originale. Un film di quel tipo poi non ne sono stati più fatti, era molto però legato alla singola figura di Jacques Tati. Il cinema giallo era direttamente connesso alla letteratura gialla. Io ho cominciato a 10 anni a leggere i gialli Mondadori. A me i libri gialli interessavano quando erano a trama, quando era un enigma da risolvere, quando accompagnavo l'investigatore nella sua indagine. Beh, Hitchcock è stato un grandissimo regista e La finestra sul cortile è un bellissimo film. In realtà lì non si tratta di sciogliere un enigma. La situazione è abbastanza chiara, ma Hitchcock realizza benissimo il suspense. È un film che mi ha molto colpito, come anche gli altri Visconti. È stato un senso che ha dato, sulla base di quel libretto non molto noto di Boito, un'immagine molto realistica del Risorgimento. Questi due personaggi di una aristocrazia che vede la loro storia personale come la sola vera storia che conti. La Grande Guerra è stato un ottimo film proprio dal punto di vista storico, anche grazie alla eccellente interpretazione dei due attori, Gassman e Sordi. Forse è un po' retorico il finale nel quale dopo Caporetto questi due che sono in fondo un po' un fannullone milanese e un po' un contafavole romano si trasformano in eroi. Caratteristica della generazione degli anni 50 era la fiducia, direi quasi l'assoluta certezza che il futuro sarebbe stato migliore del passato. Il cinema come modello che all'impegno corrispondeva a un risultato positivo.